sei su voci.fm. Amici di Voce FM, un saluto da Marco Picchio. Grazie al nostro ospite di oggi abbiamo finalmente l'occasione di esplorare un mondo che ci incuriosisce veramente tanto. Quindi non parliamo di radio oggi, neanche proprio di doppiaggio, ma parliamo di fan dubbing. Lo facciamo con Davide Marchese, che è un fuoriclasse del settore. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori di voci.fm e anche a tutti i colleghi iscritti, insomma, un bel po' di gente. No, ho detto fuoriclasse, ma non a caso. Poi i nostri amici che ci seguono capiranno anche perché. Tu sei un fan dubber, quindi iniziamo spiegando a chi ci segue che cosa significa esattamente. Ok, il fan dub, molto alla spicciola, è il doppiaggio amatoriale. Fondamentalmente fan dub è una parola composta da fan, appunto sostenitore, appassionato, dub, che è la forma contratta di dubbing, che in inglese sta appunto per doppiaggio. Ecco, l'attenzione dei fan dubber come te è quasi sempre rivolta ai film di animazione, quindi tendete a doppiare film di animazione, cartoni animati e così via. Cosa vi intriga dei film di animazione? Come mai? Un po' tutti, penso, da ragazzini abbiamo giocato ad emulare quello che succedeva lì. Quindi siccome appunto il doppiaggio è un ricreare, un voler rivivere quasi quelle emozioni, è un po' come voler continuare ad essere bambini, secondo me. Quindi è una questione di puro divertimento, cioè sul cartone verosimilmente uno si diverte di più. Mi dicono che anche nel doppiaggio questa è una cosa che è abbastanza verosimile, nel senso che anche a fare il vero doppiaggio puoi stare sopra le righe, meno verità c'è e più c'è possibilità di espressione, di divertimento appunto. E quindi penso che il fan dub è legato molto al mondo dei cartoni animati, sia per questo motivo in sostanza, perché ci consente letteralmente di giocare con la voce. Per definizione, chi fa questo tipo di attività lo fa, come hai detto tu, in maniera amatoriale. Un doppiatore professionista, secondo te, sarebbe un bravo fan dubber, cioè farebbe bene la tua attività? Suppongo di sì, anche se noi, come dire, siamo viziati da quelle che sono le interpretazioni originali dei nostri doppiatori italiani, ok? Quindi è verosimile che noi, nel fare il fan dub di una sequenza, di una canzone o di una scena della Disney, per esempio, per dirne una, potremmo risentire di quella che è l'interpretazione italiana originale. Quindi c'è sempre la tendenza ad emulare, a simulare. Poi c'è chi volutamente cerca l'imitazione. Per quanto riguarda la tua domanda, potenzialmente non vedo perché un vero doppiatore non possa essere tranquillamente a suo agio nel fare fan dub. No, nel senso che sono realmente due mondi un po' diversi, no? Ma non perché uno è amatoriale e uno è di professionisti, proprio perché secondo me sono proprio due mondi diversi, ecco. Quindi magari si possono incontrare, era questa poi la domanda alla fine. Sì, no, in realtà i mondi forse sono addirittura contrapposti, mi viene da pensare, nel senso che mi consta che tante volte il fan dubbing non è ben visto dal mondo del vero doppiaggio. Non ti so dire per quale motivo in realtà, però viene visto un po' anche dai direttori come sì, la dimensione del gioco, vabbè, questo magari fa fan dub, sta su YouTube e si crede chissà chi. Secondo me c'è anche un po' di pregiudizio, è una sensazione la mia, non è proprio comprovata, ecco. Dunque anche tu hai il tuo account YouTube, chiaramente, no? Pensa, quasi sì. 25.000 iscritti, ecco, dove è possibile vedere i tuoi lavori? Alcuni ho visto quasi con 2 milioni di visualizzazioni, quindi di quali di questi lavori vai più fiero? Quali consiglieresti adesso a chi ci sta seguendo di andare a vedere? Ma questi che hai appena citato, che sono in particolare quelli relativi ad Oceania, mi hanno dato molta fortuna, nel senso che prima di quei due video, che sono appunto Tranquilla, Lo splendente Tamatoa, Oceania, sono stati video della svolta. Cioè prima di quei video il mio canale in quasi 9 anni aveva accumulato 1.400 iscritti. Parliamo dal febbraio dell'anno scorso ad oggi, sono arrivati gli altri 23.000, quello che è, insomma. Magari anche un amico come me, Aladin, che appartiene in realtà a uno dei miei primissimi video, però mi ha dato anche quello parecchie soddisfazioni. Invece per quanto riguarda le cover, magari mi sento di suggerire Un amico in me da Toy Story. Hai fatto mai radio? Perché hai una bella voce, sei uno che insomma va spedito. Sì, nel senso, una volta soltanto, siccome in passato sono stato anche un DJ, ho fatto anche produzioni, curavo una piccolissima rubrica all'interno di una radio locale giù in Sicilia, dove ho vissuto fino all'anno scorso. Quindi registravo a casa 15 minutini lì e mandavo la registrazione e basta. Qualche volta mi è capitato che mi hanno detto: ma sai, ma c'è la voce interessante, magari potresti... Non lo so, ci devo pensare. Chissà, un giorno. Anche lì è un altro mondo, e tanta gente, tanta concorrenza, nel senso, io sono il tipo che veramente non vorrebbe mai rompere le uova nel paniere a nessuno, e poi sono tanto timoroso di tutti gli altri che stanno là fuori, che sono agguerriti, che sono preparati, che sono validi. Io sono nudo e crudo, insomma, io sono così, punto e basta. Non ho mai studiato recitazione, adesso sto studiando doppiaggio da ottobre a adesso praticamente, però la strada è ancora lunghissima. Quindi sul mondo della comunicazione secondo me c'è ancora tanto
tanto da lavorare prima di mettersi in gioco. Poi io sono timoroso di mio e non ci posso fare niente. Allora, per chiudere, un consiglio a coloro che volessero intraprendere questa affascinante attività, appunto la tua: cosa c'è da fare e cosa da non fare assolutamente? Vediamo un po'. Secondo me in partenza c'è da armarsi di tanta pazienza, perché comunque il stand-up tu non lo cominci a fare dall'oggi al domani, nel senso, non puoi pensare la prima volta che fai stand-up di arrivare ad un certo tipo di risultato. Io poi sono sempre stato molto maniaco della qualità per quanto riguarda sia l'audio che il video. Non serve tantissimo, perché alla fine ci sono dei software gratuiti che ti consentono di lavorare con i video e con l'audio, magari non puoi fare un grande audio editing. Poi ti basta un semplice microfono USB con 50 euro o giù di lì, te lo porti a casa tranquillamente, e con una stanza, non dico insonorizzata, ma magari con qualche telo, con qualche porta uovo alle pareti, insomma, si riesce ad asciugare un pochino e poi avere anche un buon risultato. Poi, insomma, la voglia di buttarsi e non porsi paletti, non porsi limiti, nel senso, poi sì, siamo in tanti che facciamo animazione, ma il stand-up lo puoi fare su qualsiasi cosa, quindi dove ti senti a tuo agio, vai e ti butti, senza avere anche la paura di steccare, come si dice a volte nel canto, no? Tu vai, e poi è chiaro che se lo fai con l'intento di metterti su YouTube, sappi che YouTube è l'anarchia assoluta. Come possono arrivare i commenti positivi, possono arrivare le critiche, anche gli insulti a volte, e quindi da un punto di vista prettamente emotivo, devi essere predisposto a considerare questo tipo di cose. Personalmente io ho adottato una filosofia della serie che i commenti positivi chiaramente ti fanno piacere, però tante volte li trovo fine a se stessi, nel senso che io ho sempre fatto stand-up con l'intento di ricevere tante critiche, dei pareri, delle cose costruttive, no? Che ti aiutano a migliorare, quindi quelli li accetto ben volentieri, tanto quanto i commenti comunque positivi, gli apprezzamenti. Gli insulti semplicemente li ignoro. Come va fatto anche secondo me. Allora, io ringrazio Davide Marchese. Davide, chiaramente l'invito è rivolto a tutti quelli che ci stanno seguendo, un'occhiata alla pagina YouTube di Davide Marchese, perché è molto interessante, e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per essere passati da qui, dalle mie parti. Ciao, grazie, buon lavoro. Un abbraccio, ciao ragazzi. Voci.fm, il sito delle voci.